Salve, benvenuti a Cosa succede in città. Quest'oggi ci occupiamo di voi nel senso di consumatori. Lo facciamo perché c'è un'importante novità in questo settore, perché c'è una nuova legge regionale che quindi vi riguarda, tutte le leggi in realtà vi riguardano, questo se vogliamo ancora di più. Lo facciamo con due graditi ospiti, Franco Venni dell'Arco. Salve. Grazie, buongiorno. E Domenico Pettinari di Codici, un saluto anche a lei. Allora io direi, prima di iniziare, vediamo di che cosa stiamo parlando. Ieri c'è stata la presentazione ufficiale di questa nuova legge, vediamo. La legge di tutela dei consumatori e degli utenti era tanto attesa legge che ridà forza alle associazioni di tutela e agli stessi consumatori e sostituisce al termine di un condiviso percorso di riforma la legge 30 del 2001. È una di quelle riforme condivise con il territorio, è una delle ultime riforme che dovremmo fare. A questo punto i consorzi industriali e la riforma quadro del commercio. Per quanto riguarda questa dei consumatori, è stata rifinanziata con un fondo unico dell'anno scorso per 100.000 euro. Dal fondo unico di quest'anno è stato deliberato proprio la settimana scorsa per 155.000 euro. 16 gli articoli con le innovative introduzioni della CRUC, consulta regionale degli utenti e dei consumatori, l'osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici, il registro regionale delle associazioni dei consumatori ed utenti. Non sono gli auspicabili 200.000, ma 155.000 gli euro disponibili subito per le associazioni e non solo, preoccupate non poco dal taglio dell'80% al 5 per 1000 previsto dalla legge di stabilità dello Stato. Nelle nostre ristrettezze economiche, utilizzando parte del fondo unico che speriamo potremo continuarlo ad utilizzare anche gli anni a venire, le associazioni dei consumatori che svolgono un'azione di informazione, di divulgazione e di non contrapposizione verso l'imprenditore. Chi vede i consumatori una realtà contro l'imprenditore, contro l'impresa, dice la fesseria, anzi dovranno e andranno di pari passo, almeno con questa legge. Allora, abbiamo visto la presentazione ufficiale di questa legge. Franco Venni, la Castellina ha parlato di riforma condivisa, esatto? Sì, è una riforma assolutamente condivisa che ha avuto un percorso abbastanza lungo, però di grande soddisfazione, perché finalmente i consumatori hanno degli strumenti in più regolamentatori della loro attività. Si sono dati con questa legge una consulta, che è il primo passo per intanto mettere intorno al tavolo le organizzazioni presenti insieme alla Regione, per avviare un'attività di programmazione dell'attività, quindi informazioni ai consumatori, quindi possibilità di fare indagini specifiche sui prezzi, piuttosto che sugli inquinamenti possibili e potenziali, sulle attività economiche in genere. Insomma, è una legge che ci consente di attivarci a tutto spettro su tutte le materie che la Regione in qualche modo gestisce. Pettinari, chiariamo e sgombriamo il campo anche dagli equivoci, perché dice ma questa è una bella legge, ma non è che nelle altre regioni già si è fatto questo? Mi consenta direttore, io oggi qui sono onorato perché sono stato chiamato a commentare un capolavoro normativo. Lo chiamo capolavoro normativo perché è stato scritto dalle associazioni di consumatori, che non sono nient'altro che associazioni di cittadini, e quindi a mio avviso la potremmo quasi chiamare legge d'iniziativa popolare, perché tramite noi è il popolo che ha scritto questa legge. È una legge che io conosco quasi tutte le leggi regionali dei consumatori presenti in Italia, è una legge che non ha pari, non esiste in nessun'altra regione d'Italia una legge come questa, è una legge che riconosce una serie di diritti. Questa è l'importanza di questa legge. L'articolo 1, tra le finalità, noi troviamo e vengono rafforzati, la Regione riconosce e tutela, per il tramite anche delle associazioni di consumatori, il diritto alla salute dei cittadini, il diritto alla sicurezza, alla qualità dei prodotti, il diritto a contratti tra utente e impresa corretti, trasparenti,
giusti, il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza e tanti altri diritti. Quindi parliamo di diritti, questa è una cosa importantissima. Per la prima volta viene riconosciuto il ruolo forte e centrale delle associazioni di consumatori, facendoli diventare delle vere associazioni di categoria che vanno a tutelare questi diritti, vero, sì, già contemplati nella Costituzione, nella comunità, nelle normative europee e quant'altro, ma questa volta è rafforzativo e si riconosce a noi, associazioni di consumatori, il potere e la legittimazione attiva per ricorrere presso le sedi competenti a tutela di questi diritti. Quindi qualunque cittadino che si vede leso un diritto, violato un diritto contemplato in questa norma esemplare, noi si possono naturalmente rivolgere presso di noi per trovare tutela. Pensavo che stesse andando avanti. Tra le novità di questa legge c'è l'istituzione di un elenco delle associazioni rappresentative a livello regionale. Sì. Uno potrebbe chiedersi, che cosa serve questo elenco oppure no? Laddove c'è la possibilità di avere un finanziamento, in genere c'è la corsa. Ora, ovviamente questa legge è una legge di intenti ancora, adesso dobbiamo vedere se riusciamo a farla funzionare, perché per farla funzionare probabilmente avrà bisogno di essere finanziata almeno nelle strutture tecniche operative che la legge prevede. Uno dei limiti di questa legge è il fatto che di fatto non obbliga, per esempio, gli enti alle quali ci rivolgiamo a rispondere in modo coercitivo, perché non ci sono sanzioni, non c'è penalità, non c'è niente di questo qui. Però proprio nello spirito col quale abbiamo costruito questa legge, non potevamo ancora un passo intermedio rispetto a quello che vorremmo avere. Tuttavia, il fatto stesso di delimitare il campo e di stabilire requisiti, per esempio, delle associazioni, cioè la rappresentanza sul territorio, avere almeno un paio di sedi nella regione, aver lavorato in modo tale da avere sciolto il nodo di un centinaio di casi che ci si sono presentati, avere promosso osservatorio o quant'altro in favore dei consumatori, costruisce in qualche modo un reticolo all'interno del quale è meno semplice presentarsi semplicemente con un giorno con un pezzo di carta. Anche perché poi ci sono i sistemi di controllo che la Regione mette in atto per verificare se le associazioni si sono comportate o non comportate bene. In ogni caso, tutto questo lo dobbiamo misurare adesso, perché la legge così com'è è una buona legge. Dobbiamo verificarla adesso nel percorso e probabilmente qualche sistema di aggiustamento lo dobbiamo fare. Tuttavia, io penso e sono fiducioso, la vedremo alla prova non appena chiederemo un'analisi. E allora vedremo la risposta. Se la risposta sarà sì, vabbè, ma mettetevi in coda, cioè tra qualche anno, perché non abbiamo soldi, non abbiamo strutture, se pensiamo a voi non pensiamo agli altri, eccetera. Se ci sarà questo tipo di atteggiamento, al di là della buona volontà della Giunta e del Consiglio, rimane il problema del rapporto con l'apparato. La si può definire come una legge quadro, insomma. Sostanzialmente una legge quadro, ha delle caratteristiche anche molto definite, però è sostanzialmente una legge quadro se si intende che va riempita di contenuti tecnico-scientifici che a noi interessano moltissimo. Dalla teoria alla pratica, insomma, in buona sostanza. Sì. Pettinari. Si parlava di 155.000 euro per questa legge, si pensava a 200.000 euro, ma qui stiamo in periodi fortemente di magrissima dopo l'ultimo buffo, come si suol dire, per quanto riguarda la sanità, che sembra un buco senza fine. Sono sufficienti? Vi aspettavate comunque di più? E poi, visto che siete rappresentanti di associazioni dei consumatori, quindi massima chiarezza, cos'è il fondo unico? Così lo spieghiamo.
Allora, questi sono soldi prelevati dal Fondo Unico delle Attività Produttive, vuol dire che presso l'assessorato alle attività produttive c'è un fondo unico che dovrebbe servire per incentivare le imprese e la bontà dell'assessore è stata quella di prendere una parte di questi soldi e destinarle anche alla tutela dei consumatori. Cioè quelli non sono quelli del fondo unico, non sono soldi destinati ai consumatori. Quindi per questo noi ringraziamo la Legione. 155.000 euro per 10 associazioni, sicuramente una somma misera per il funzionamento di queste associazioni, per garantire la tutela dei diritti, e quando parliamo di tutela stragiudiziale e giudiziaria, con tutto il lavoro che c'è a monte di questo discorso. Però non possiamo non ricordare che noi partiamo con diversi anni fa, partiamo con dei finanziamenti che arrivavano al massimo a 50.000 euro, mai avevano raggiunto la soglia di 100.000 euro, avanti, quindi 150.000 euro, io dico che ci dobbiamo accontentare senza per il momento. Vero è che non è un finanziamento a copertura totale, nessuno lo pensa, è solamente un piccolo contributo che va a contribuire a quelle spese enormi che abbiamo come associazioni di consumatori. Il collega dell'Arco lo può anche spiegare meglio di me, ma abbiamo spese per i locali, per l'affitto, personale, consulenti qualificati che siano commercialisti, avvocati che operano all'interno dell'associazione, quindi se facciamo un conto, 150.000 euro ripartito in 10 associazioni verranno fuori quei 15.000 euro ad associazione, 15.000 euro per un anno non riusciamo neppure a coprire forse lo stipendio di una persona, quindi è un contributo che consente comunque di poter andare avanti nelle attività. Ma io vorrei ricordare che questa legge sicuramente non è non andrà nel dettaglio, sono perfettamente d'accordo, abbiamo anche eliminato un regolamento di attuazione, abbiamo cercato di condensare tutto nella legge proprio per rendere concreto questo discorso, però non dimentichiamo che a livello nazionale c'è il codice del consumo è la Bibbia dei consumatori, è quella il decreto legislativo approvato nel 2005 che riconosce una serie di diritti e conferisce delle legittimazioni agire alle associazioni consumatori, significa tipo se il consumatore si rivolge va in un negozio e acquista un computer e il computer dopo un mese si sfascia, torna nel negozio, il negozio non gli riconosce la garanzia, si può rivolgere all'associazione di consumatori, l'associazione di consumatori inizia tutta una pratica che sia la pratica stragiudiziale fino ad arrivare in causa, in giudizio, e il codice del consumo autorizza, dà potere alle associazioni di consumatori per andare in giudizio contro questa impresa che si rende inadempiente. Però con questa normativa adesso diamo forza e diamo potere anche alle associazioni regionali, questa è la grandezza di questa norma. Ci sono delle associazioni che magari non sono presenti in tutta Italia, sono presenti solo in Abruzzo e non potevano beneficiare del codice del consumo, della legge che conferisce potere solamente alle associazioni presenti sul territorio nazionale. E c'era un vuoto normativo, cioè la povera associazione che stava qui non poteva agire in giudizio, con questa legge sì, l'articolo 6 dà forza a queste associazioni di promuovere azioni giudiziarie a tutela dei consumatori. Beh, questo è a mio avviso un arrivo importantissimo, sicuramente non è l'ultima tappa, dobbiamo fare di più, però è un qualcosa che qualifica la categoria e poi va ad armonizzare il mercato. Perché armonizzare il mercato? Perché se noi ci confrontiamo con imprese serie che rispettano queste finalità dell'articolo 1, noi non facciamo nient'altro che armonizzare, riequilibrare il mercato, non dobbiamo contrapporci per forza perché i consumatori devono denunciare le imprese. Però con la nostra presenza e con questa legge che ci pone allo stesso livello delle imprese, ponendoci, garantendoci una serie di diritti, noi andiamo ad armonizzare e a riequilibrare il mercato regionale. E poi, Venni, c'è il CRUC, che non è un sinonimo di tedesco, bensì l'acronimo della consulta regionale, che appunto si dovrà occupare? Beh, di molte cose, dovrà... diciamo innanzitutto interloquire con la regione nella fase legislativa nella preparazione delle leggi. Noi abbiamo già
ancora oggi delle grosse difficoltà a farci ascoltare dalle commissioni prima che emettano e che i giochi siano fatti. Quando i giochi sono fatti possiamo solo ricorrere al TAR, il TAR costa e quindi è un esercizio abbastanza difficoltoso. Il fatto che noi possiamo invece interloquire in modo preventivo ci consente di essere interlocutori permanenti, quindi non occasionali, il che è una fase di avvicinamento al rapporto con tutte le strutture tecniche della Regione, perché in realtà questa legge passerà, avrà un successo se riusciremo in qualche modo a diventare interlocutori seri delle strutture tecniche, perché con 15.000 euro non si fa niente, però se vengono davvero messi a disposizione i laboratori, se davvero, come prevede qui, se davvero vengono messi a disposizione gli uffici studi, che so, per fare consultazioni permanenti del sondaggi d'opinione e quant'altro, se ci vengono consentiti strumenti per la rilevazione dei prezzi, se ci viene consentito di assolvere al problema delle analisi di laboratorio, eccetera, chiaramente noi abbiamo, oppure di interloquire con le strutture legislative, gli uffici giuridici, insomma un po' tutto quello che è l'apparato della Regione, allora effettivamente possiamo essere efficaci. Voglio dire con molta chiarezza anche questo: il senso di una legge regionale, pur in presenza di una legge nazionale, è importantissimo, perché anche questo marca una tendenza, una tendenza ormai riconosciuta dalla Comunità Europea, e cioè della valorizzazione delle regioni al posto delle sedi nazionali. Perché sì, anche. Esattamente, perché l'aggancio al territorio ci consente di essere più presenti anche nella difesa degli interessi non solo locali, ma di armonizzarli con usi, costumi, situazioni locali, relazioni, rapporti che attualmente altrimenti andrebbero perduti. E voglio dire con molta chiarezza che siccome sono due i presupposti su cui ci muoviamo come filosofia consumerista, la prima è la valorizzazione delle imprese. Le imprese sono un patrimonio di tutti, quindi questo è un primo caposaldo. Noi non abbiamo assolutamente interesse a veder fallire un'impresa, e quindi dobbiamo trovare tutti i sistemi per farla migliorare e perché i cittadini che ci si rivolgono siano soddisfatti di questa impresa. Quindi il nostro è un lavoro proprio a margine, ma estremamente importante, che viene fatto proprio sulla esperienza di ciò che chiede la gente rispetto a. E guardate, non è soltanto rispetto alle aziende esistenti, e questo sarebbe già un fatto grossissimo, ma anche rispetto alle nuove esigenze che i cittadini hanno e che hanno la possibilità di innescare nuovi percorsi virtuosi in tema di nuove imprese. Soddisfare nuovi servizi significa creare nuove opportunità di lavoro, non necessariamente dipendente, ma e questo diciamo è il primo dei concetti. Il secondo concetto guida è che noi rappresentiamo interessi e non persone. Io a volte sento parlare di altri tipi di interessi che sono assolutamente legittimi e importantissimi, come quelli del lavoro, come altri che riguardano l'ambiente, come altri che riguardano molte altre cose. Gli interessi sono molteplici, le persone sono uniche, noi rappresentiamo interessi e al nostro interno ci convivono diversi interessi, allora, a seconda delle circostanze facciamo prevalere più uno piuttosto che un altro. Quindi il rispetto e la difesa dell'interesse significa avere la duttilità di stare sempre a tavoli di concertazione con altri interessi per armonizzare interessi di tipo diverso. Questa è la filosofia di fondo di una qualsiasi forma di rapporto. Poi volevo riprendere un po' questo discorso del rapporto delle associazioni dei consumatori in rapporto ad altre realtà. Sì. Pettinari, questa consulta com'è composta? Questa consulta è composta dall'assessore competente, che è l'assessore allo sviluppo economico, o da un suo delegato, dal dirigente del settore commercio della Regione Abruzzo e da un rappresentante per ogni associazione di consumatori con possibilità di nominare un supplente. E quindi ad oggi siamo 10 associazioni, quindi 10 membri più il dirigente più l'assessore, 12 membri.
L'osservatorio, leggo, cioè, o meglio, la consulta istituisce l'osservatorio sulle attività commerciali, sui servizi pubblici e propone al Consiglio regionale, quindi italianamente si può dire propone, magari il Consiglio regionale invece non lo fa, e qui torniamo al discorso di prima che è comunque un grande primo passo, ma è comunque un primo passo per quanto riguarda questa legge, propone l'istituzione di una Camera di conciliazione per la risoluzione di controversie commerciali. Sì. Un esempio? Abbiamo voluto rafforzare questo concetto della conciliazione gratuita, perché ci sono tante conciliazioni. C'è la Camera di Commercio che potrebbe dire ma la conciliazione la facciamo noi. Sì, però la conciliazione presso la Camera di Commercio si paga. E di cosa parliamo quando parliamo di conciliazione? Di una controversia esistente tra un consumatore e un'azienda, un'impresa. Ci si riunisce attorno ad un tavolo per risolvere questa controversia. Bene, noi abbiamo voluto rafforzare questo ruolo della conciliazione, che può essere istituita dalla stessa Regione Abruzzo, che ha manifestato questa volontà, con una Camera di conciliazione interna, dove i cittadini vengono chiamati, rappresentati da noi associazioni di consumatori, e poste davanti al rappresentante dell'azienda, che si confronta in un tavolo per risolvere questa controversia. Tutto completamente gratuito, senza spese. E quindi noi poi abbiamo introdotto questa norma, concertata naturalmente con tutte le associazioni di consumatori, e ci siamo riservati di predisporre un regolamento di attuazione di questa Camera di conciliazione. Ma naturalmente il principio è quello che debba rimanere gratuita, e in seno alla Regione questa Camera non può che essere gratuita. Ma io ci tenevo anche a riflettere su un'altra cosa, che vero è che la consulta regionale degli utenti e dei consumatori propone al Consiglio, ma se il Consiglio non ci ascolta, le decisioni che vengono prese poi nella consulta dei consumatori, magari supportate da analisi chimiche, analisi tecniche e quant'altro, possono essere sempre poi poste al di fuori della consulta, prese in mano da noi associazioni di consumatori, che abbiamo la forza e il potere di agire e andare a fare quella, chiamiamola così, mi si passi il termine, battaglia. Quindi non è detto che la dobbiamo fare per forza con la consulta. Noi siamo autonomi, riconosciuti, forti, ancora più forti con questa legittimazione. La consulta ci ascolterà, il Consiglio non ci ascolterà, non c'è problema, noi abbiamo la forza come associazioni di categoria di metterci insieme al di fuori di questa consulta e di fare la nostra lotta, battaglia, rivendicazione dei diritti, perché possiamo farlo. Noi, infatti, io voglio spezzare anche una lancia a favore del collega Franco Venni, che è uno dei più esperti, dei massimi, è il decano delle associazioni dei consumatori. Noi frequentemente ci riuniamo presso la sua struttura, dove si è creato un coordinamento di associazioni di consumatori, e quando non ci stanno bene le cose dentro la consulta ce la vediamo lì, facciamo unione tra di noi e andiamo avanti per le nostre rivendicazioni di diritti. Un'altra cosa molto interessante è che l'osservatorio, siamo riusciti a far passare anche questa norma, a mio avviso molto molto importante e carina, che i membri dell'osservatorio, cioè noi associazioni consumatori, possiamo accedere presso i servizi, gli enti pubblici e anche le aziende private, previa autorizzazione, però questo comma 4 ce l'abbiamo messo per verificare, e quindi diciamo che ci siamo così, abbiamo cercato di riconoscere un potere di controllo, di monitori civici, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, però possiamo entrare, c'è questa norma, verificare, vedere, renderci conto, lo facciamo spesso con Poste Italiane perché ci aprono le porte, con Telecom, con Wind, con quest'altro, assieme al collega siamo andati tante volte, però con questo comma comunque noi ci consente di entrare all'interno delle aziende e verificare anche i processi produttivi, se sono conformi a questa alla normativa, altre, sempre a tutela degli interessi collettivi e consumatori. L'unica cosa me la consente, direttore. Prego. Quello che diceva sempre il collega Presidente Venni, che noi siamo associazione di categoria e facciamo sindacato per la nostra categoria dei consumatori e degli utenti. Beh, con questa legge noi dobbiamo, ci devono riconoscere, perché è previsto in questa normativa, la possibilità di partecipare ai tavoli di concertazione, tavoli pubblici, dove si discutono materie inerenti al consumerismo.
quando vengono toccati degli interessi che difendiamo noi come categoria, debbono chiamare a noi, perché c'è una finanziaria regionale che lo dice e una finanziaria nazionale. Noi l'abbiamo ribadito in questa legge dicendo il rispetto, cioè facendo emergere queste normative e chiedendo il rispetto di queste normative. E quindi, ecco, non più come una volta che altre associazioni di categoria che non si chiamano associazioni di consumatori utenti pretendono di difendere gli interessi dei consumatori. Gli interessi dei consumatori lo devono difendere le associazioni dei consumatori, altrimenti può capitare che altre associazioni entrano in conflitto con gli interessi dei consumatori perché non sono le loro priorità statutarie. Ecco, lei mi ha dato un po' il destro per la domanda che faccio a Venni. Lei ha detto che stiamo sostanzialmente facendo il lavoro del sindacato. Voi vi trovate in buona sostanza nel mezzo, in mezzo tra i consumatori e le imprese, tra i consumatori e gli enti, insomma in mezzo. E ora comincia ad stare in mezzo anche in tante situazioni. Prima Pettinari parlava del discorso della conciliazione, la Camera di Commercio potrebbe avere a che ridire. Mi viene da pensare, non è che anche i sindacati potrebbero avere a che ridire sulla vostra posizione, perché state di fatto diventando una specie di sindacato trasversale? Sì, diciamo una cosa, che sicuramente i nostri interlocutori non sono il sindacato, non è il sindacato, i nostri interlocutori sono le imprese e la struttura pubblica, la regione. E lo sono anche per i sindacati, ecco, questo qui no, è il problema. Un attimo. Parliamo per esempio, trasporti, oppure servizi di qualsiasi tipo che vengono erogati ai cittadini. Noi vogliamo avere come interlocutori chi fornisce i servizi. Che poi ci sia un problema da parte loro di temperare le nostre esigenze, le nostre richieste di miglioramento della qualità, di aumento dell'orario, di disposizione del personale, eccetera, eccetera, con accordi sindacali che riguardano la loro, diciamo, il loro rapporto. Questi sono problemi interni loro. Noi tuteliamo il cittadino in prima istanza, ecco perché parliamo di interessi, noi parliamo di questo. E noi abbiamo come priorità l'interesse del cittadino. Siccome i servizi devono essere al servizio del cittadino e non al servizio del lavoratore, sono due cose diverse. Il lavoratore deve trovare il suo spazio di diritto all'interno della soluzione, cioè di aver assolto il compito per cui l'azienda si è costituita, dare quel servizio. Se io dico, per esempio, facciamo un esempio, se gli sportelli al cittadino devono essere aperti soprattutto negli orari in cui gli altri cittadini smettono di lavorare, non dalle 8 a mezzogiorno e non dalle 8 a mezzogiorno, se un castello deve essere visitabile negli orari festivi e non perché ecco, allora questo ci pone ovviamente in contrapposizione, ma non con il sindacato, con l'azienda, con la struttura che gestisce il servizio. Dopodiché, se l'azienda dice io ho dei problemi, dialoghiamo, discutiamo, troviamo un accordo, non siamo per fare la guerra a nessuno, ma certamente dobbiamo sempre ricordare a tutti che i servizi vengono fatti per il cittadino e non in funzione delle esigenze all'interno della soddisfazione di queste esigenze, l'azienda si organizzerà nel modo che ritiene meglio opportuno. Insomma, se io l'altro giorno ho visto delle cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma, no? Ma queste sono esasperazioni, per cui naturalmente non parlo di tutti, ovviamente. Ma se succede che un'autolinea, non faccio il nome, a Roma, diciamo, nello scaricare i bagagli c'è un signore anziano che non riesce a tirar fuori il baule e l'autista se ne sta braccia conserte senza aiutarlo perché dice che non è previsto nel suo contratto di lavoro, è chiaro che bisogna modificare quel contratto di lavoro, perché il servizio deve consentire all'anziano di riavere la cosa. Se nelle mense scolastiche i bidelli non sono autorizzati a tagliare la frutta, la mela al ragazzo, e beh, insomma, bisogna pure rivedere anche questa cosa, perché
non abbiamo tutta questa ricchezza da avere tanto personale a disposizione per. Quindi ci sono delle cose che devono essere probabilmente riviste. Noi siamo di stimolo e faremo le nostre battaglie, ma non le faremo nei confronti del sindacato, le facciamo nei confronti di chi gestisce la mensa, di chi gestisce l'autotrasporto e così via. Fatemi capire una cosa, Pettinari. Posso io una battuta? Ma è sempre su questo, comunque. Parlo per fare un esempio. Se la regione deve parlare di piano sanitario regionale, se la regione deve parlare di servizio idrico integrato, se la regione deve parlare del piano regionale dei trasporti, dovete esserci anche voi. Se la regione deve parlare di queste cose, devono esserci i rappresentanti degli utenti, e i rappresentanti degli utenti siamo noi. Se la regione deve parlare di licenziare 10 posti pubblici, 100 posti pubblici all'interno dell'ACA perché è una società pubblica, lì chiama il sindacato senza nessun tipo di problema, perché sono loro che rappresentano quella categoria. Ma se si parla di erogazione di servizi al cittadino, i malati che stanno in corsia, consentitemi, li rappresentiamo noi. I malati che si trovano a dover affrontare un'operazione, non c'è la TAC, non c'è quant'altro, siamo noi, non è il sindacato che rappresenta i lavoratori. È mai successo finora che gli enti vi abbiano convocato per queste tematiche? Sì, noi abbiamo tavolo di trasporti. Dobbiamo dire con grande sensibilità dell'assessore, per cui siamo tutti intorno al tavolo, compresi i sindacati, per carità, noi non abbiamo niente da ridire, perché ci sono i tagli, ci sono delle questioni che ineriscono tutti questi interessi. Certo. Il settore dell'acqua, la stessa cosa, abbiamo predisposto questo tavolo tutti insieme per discutere questo piano di riordino degli ATO. Nel settore della sanità, francamente, no, non abbiamo avuto mai particolari cose. Però insomma, la linea di tendenza. Quindi non c'entrate nulla sul buco, quindi. No, non c'entriamo nulla sul buco e vorremmo però discuterne. Perché, per esempio, faccio un esempio banalissimo: noi parliamo tanto di costi sanitari, non facciamo niente per la prevenzione sanitaria, che è il punto chiave. Per esempio, gli incidenti domestici sono la maggioranza degli incidenti che occupano i nostri pronto soccorso. Non esiste all'infuori della 626, cioè quello che viene, la legge che tutela i lavoratori in modo preventivo nei posti di lavoro, non c'è niente che li tutela negli alloggi. Non si tratta niente di, non bisogna fare leggi coercitive, però si possono costruire dei percorsi facilitativi per cui si crea delle responsabilità, cioè si crea consapevolezza all'interno delle famiglie sui rischi che ci sono nella casa e come utilizzare al meglio il servizio sanitario. Queste sono le cose che darebbero ulteriormente lavoro. Ma un esempio, e poi chiudo su questo discorso, c'è una norma che non è solo di questa legge regionale, è anche del codice del consumo, che dice diritto ad usufruire di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità. Ecco. E noi siamo legittimati a tutelare questi diritti, ma se siamo di fronte a un'azienda pubblica, e siamo stati di fronte tante volte ad aziende pubbliche, che hanno un esubero di personale, ne servono 100 dipendenti, hanno 160 dipendenti, e qui gli interessi confliggono, perché il sindacato sicuramente vuol far rimanere tutte 160 a lavorare, ma noi non chiediamo questo, noi chiediamo se serve per l'economicità delle casse pubbliche e per l'erogazione di un servizio secondo questi standard anche il licenziamento, ma per i cittadini, per l'interesse collettivo, per l'interesse pubblico. Quindi non possiamo, abbiamo ruoli differenti, sono ruoli che vanno messi assieme tante volte, ma con persone diverse e con associazioni di categoria diverse. Questo chiediamo. Diciamo noi. Che a noi, se come l'azienda si vuole ristrutturare, licenziando o reimpiegando il personale anche da altre parti, è un problema dell'azienda. Che funzioni. L'importante è che non ci rimetta il cittadino. Questo è il punto, perché se il cittadino ci deve rimettere in termini di aumento delle tariffe, perché si vuole mantenere quel tipo di situazione di organizzazione non più funzionale, beh, su quello abbiamo da agire. Io volevo chiedere, è anche una questione di cultura della gente, nel senso che si è sempre abituati a vedere il cittadino che ha un problema, magari si rivolge al sindacato. È cambiato qualcosa? C'è una maggiore vicinanza nei vostri confronti? Tantissimo. Noi anche col collega siamo testimoni delle file, lavoriamo su prenotazione perché abbiamo le file di persone che discutono dal problema delle caldaie al problema della telefonia, al problema della banca, della finanziaria, dei supermercati, di tutto, di più. Quindi
e ormai sta avvenendo una cultura ormai abbastanza diffusa, che sono le organizzazioni dei consumatori che hanno questa competenza, più che competenza ormai possibilità di intervento, perché hanno un potere in più. Qual è? Il potere di dare informazioni, di essere fornitori di informazioni, quindi essere ripresi dalla stampa perché forniamo informazioni. E allora un'azienda ha molta più paura dell'articolo sul giornale che non sul fatto che gli facciamo causa. E ancora più paura della televisione. E ancora più paura della televisione. Pettinari, grande tanto per verità. Essere chiari, questa nuova legge regionale fosse stata fatta 2 anni e mezzo fa, quando ci fu il boom del problema, del presunto, ancora non si sa nulla, inquinamento dell'acqua a Pescara, Chieti e discorsi vari, voi potevate richiedere, tanto per essere chiari, all'ARTA di fare delle analisi che quindi erano gratuite per voi e quindi per i cittadini, per verificare lo stato dell'acqua. Non solo. Sicuramente il collega Venni avrebbe risparmiato tanti soldi perché ha fatto fare delle analisi in Sicilia, se non sbaglio, ai suoi laboratori. E sì, avremmo potuto usufruire di questa legge chiedendo le analisi, chiedendo prove tecniche e attivandoci anche con tanti modi di tutela che prima non c'erano. E io credo che questa normativa è una normativa molto importante, una normativa che di cui il consumerismo abruzzese aveva bisogno da tempo. E qui sta anche la concretezza delle associazioni di consumatori di mettersi attorno a un tavolo, di non fare solo chiacchiere, ma di scriverle le cose e riuscire a farle approvare. Io devo riconoscere anche una cosa, perché qui sembra che poi noi ci siamo creati questa norma, questa legge e va solo a vantaggio dei consumatori. No. Qui questa legge ha degli articoli che non esistono, secondo me, non solo in Italia ma in Europa. Cioè, qui noi ci siamo ristretti le maglie, cioè abbiamo inserito dei requisiti rigidissimi per le associazioni dei consumatori. Qui non si scherza, cioè non ci sono più associazioni che possono iscriversi tanto perché mettono il nome, siamo associazioni di consumatori. Non esiste, qui noi ci siamo stretti le maglie, abbiamo messo una serie di requisiti che prima di essere iscritte le associazioni devono aver dimostrato realmente di aver operato nei 3 anni precedenti a tutela dei diritti dei cittadini, con pratiche, 200 pratiche nell'anno precedente, 200 pratiche che possono essere verificate dalla regione, da chi fa questi controlli. C'è associazioni che devono aver dimostrato una serie di cose, e se queste associazioni dimostrano di avere questi requisiti e poi li perdono, abbiamo inserito una norma che secondo me non esiste nel mondo, la radiazione immediata, senza la possibilità di riscriversi. Cioè, questo sta a significare una cosa, che questa è una categoria corretta, prima con se stesso, perché noi rappresentiamo i cittadini, ci sentiamo di rappresentare i consumatori, quindi dobbiamo essere l'esempio della categoria. Abbiamo voluto dimostrarlo con la restrizione delle maglie sui nostri requisiti. Io volevo fare la domanda delle domande, perché credo che sia una domanda che un po' tutti quanti si faranno. In Abruzzo ne sono 10 di associazioni che al momento, in crescita. Bene, ecco. Perché sono in crescita? Nel senso, ma visto che peraltro c'è un accordo, vi vedete, ma perché non una unica sigla? Guarda, il problema qui è anche territoriale. Noi non possiamo essere, è un problema, noi affrontiamo i problemi della gente che sta in frazioni di comuni che hanno 1000 abitanti, che sono gli stessi problemi, ma non si possono facilmente spostare, un arco di materie che è vastissimo. Quindi è una specie di interfaccia. Allora, cioè, è chiaro che il futuro sarà sempre di più un sistema di aggregazione dove ciascuno si specializzerà in qualche cosa, anche territorialmente. L'importante però è che noi inauguriamo dei meccanismi di collaborazione con la struttura pubblica veri. Facciamo un esempio. Sì, qui c'è scritto le analisi, no? Però da diversi giorni sto sentendo, passando da Mosciano, la puzza tremenda che manda Amadori. È chiaro che è così come l'impianto della Sogesa e così via. La legge prescrive che i filtri devono funzionare, quindi queste cose non si possono fare.
nessuno sembra intervenire, cioè ci sarà sicuramente un problema che staranno cercando di sistemare, non sistemare. Andiamoci a vedere chiaro. Ci sono delle situazioni dove, per esempio, i fumi vengono rilasciati la notte, vengono rilasciati il giorno di festa. Ecco, noi esprimeremo bene il rapporto corretto con la Regione se riusciremo a dare delle indicazioni ai laboratori, non di andare quando gli pare, ma secondo le nostre indicazioni. Questo sarà un punto discriminante. Anche perché i controlli devono essere fatti non così preannunciati, perché chiaramente non servono a nulla sotto questo punto di vista. Vogliamo parlare anche del 5 per 1000, di cui tanto si sta parlando negli ultimi tempi, Pettinari? Sì, noi siamo un'associazione, oltre ad essere un'associazione regionale, un'associazione nazionale di consumatori utenti, iscritta presso l'albo ministeriale, abbiamo diritto al 5 per 1000, naturalmente ci sono stati tagli che tutti sanno. Beh, il 5 per 1000 è un'entrata importante per le associazioni consumatori, che sono comunque associazioni di volontariato qualificate, io le chiamo così, perché se parliamo di associazioni volontariate in una regione ce ne stanno 300, 400, 500, nulla a togliere associazioni volontariato, ma siamo una cosa diversa. E il 5 per 1000, rinunciare a questa parte consistente del 5 per 1000 è pesante. Pesante per noi, per le associazioni consumatori che comunque con quel 5 per 1000 riuscivano a mantenere delle strutture importanti, che erano l'ufficio legale centralizzato nazionale con uffici giuridici di studi di settore e strutture che fanno studi scientifici, come ce l'ha anche l'ARCO, su varie tematiche, che sono quelle dell'energia piuttosto che quelle dell'acqua, che quelle del fotovoltaico, che quelle della sanità, che quelle del bancario, assicurativo e quant'altro. Quindi diciamo che dobbiamo ridurre così quelle che sono le nostre attività interne di studio e cercare un attimino di procedere con quelle che sono le attività patronali. Questo è un dramma, perché noi non possiamo fare solo patronato, quando intendiamo patronati associazioni consumatori, lo sportello, viene il cittadino, che noi ci altro sono quelle del sindacato, Pettinari, quelle file pazzesche che ormai ci sono. Io in questo momento presso l'associazione codice della sede regionale ci sono 3 avvocati, perché martedì pomeriggio abbiamo 3 avvocati, e già so che rientrando c'è una fila sicuramente di 30-40 persone, come pure all'Arco. Queste attività patronali si fa, quindi. Veni d'accordo su questo discorso del 5 per 1000? Sì, io sono d'accordo. Però? No, vedo sempre di più l'esigenza che il cittadino, proprio perché assomma dentro di sé tantissimi interessi, abbia la possibilità di avere posti unici dove tutta questa serie di interessi possono essere in qualche modo tutelati. Quindi penso che il futuro sarà proprio questo, e quindi il discorso del 5 per 1000 sarà fondamentale per creare, già oggi si parla di patronati per esempio, no? Ma il patronato si occupa della pensione, ma non si occupa solo della pensione, si occupa in questo momento anche della tutela di un cittadino rispetto a un'amministrazione pubblica o altre cose. Credo che sia sempre più difficile pensare che le persone abbiano un buon servizio se devono andare in 5 posti diversi per a seconda delle varie problematiche che hanno. Quindi penso, e noi ci stiamo per esempio organizzando in questo senso in tutta Italia, attraverso forme di patronato, di CAF, di tantissime altre cose, ma proprio perché di cui anche la tutela del consumatore è una parte. Questo è un centro, i centri servizi a tutela dei cittadini saranno sempre più probabilmente la via per far capire a tutti quanti che all'interno di questo poi ci sono le specializzazioni, ma bisogna marciare su questa linea. Poi manca la parte strategica ovviamente in questo, perché questo significa semplicemente assistere e tutelare quello che c'è. Però io ritengo che un'associazione dei consumatori debba fare anche altro. Penso che debba individuare da ciò che viene riferito dai cittadini nuove linee di sviluppo dei servizi, innovazione tecnologica, proposte alle aziende perché facciano costare meno i loro servizi anche con ristrutturazioni tecnologiche di un certo tipo, soddisfare le nuove esigenze dei cittadini. Se io vedo che
le faccio un esempio banale, ma un esempio di socializzazione è quello che viene svolto attraverso luoghi pubblici dove la gente che ha il cane si ritrova. È un elemento della socializzazione, mancano questi luoghi, mancano le biblioteche all'aperto, mancano i luoghi dove vedere per esempio le innovazioni che proposte dai giovani laureati che attraverso le loro tesi, mancano i luoghi dove gli anziani possono coltivare dei piccoli orticelli, mancano le strutture anche pubbliche per creare ortofrutteti per la filiera corta, mancano tantissime cose, no? Mancano sistemi di informazione adeguati alle mille questioni che un comune pone, per cui spesso si passa da un ufficio a un altro senza che il LURP, che sarebbe l'ufficio di relazione al pubblico, sia effettivamente efficiente. Vado nel supermercato e mi rendo conto che se per comprare il surgelato ci devo andare quando io poi lo porto direttamente a casa, altrimenti non saprei come fare a gestirlo. Eccetera, eccetera, eccetera. Non abbiamo molto tempo a disposizione, però volevo parlare di tre grandi temi con risposte possibilmente sintetiche. La prima tematica riguarda l'acqua. C'è un dibattito, acqua pubblica, acqua privata. Resterà pubblica l'acqua, Pettinari? Non sono così certo, non sono certo. Una cosa però devo dirla, che noi venerdì mattina, e questo è un grande passo avanti che abbiamo fatto, e siamo stati chiamati presso il più grande gestore del servizio idrico integrato Abruzzo, è l'ACA, dove firmeremo un protocollo di conciliazione con l'ACA. Questa è una cosa importante. Ovvero? Ovvero, che significa che i presidenti delle varie associazioni di consumatori e con il presidente dell'ACA firmeranno un protocollo per la risoluzione delle controversie tra i cittadini e l'azienda. Questo non è mai successo prima, anche questo è successo grazie a chi? Grazie a noi, alle associazioni di consumatori, abbiamo fatto pressioni, ci siamo imposti, abbiamo scritto questo protocollo e si sono accorti noi, hanno detto non possiamo dirgli di no. E con questo protocollo, sai quanti casi ci sono di controversie, cittadini, problemi, bollette stratosferiche, contatori che perdono a monte, a valle, rimborsiamo, non rimborsiamo, tanti drammi pazzeschi, ogni tanto esce sul giornale, bolletta 20.000 euro, 30.000 euro, 40.000 euro, non sono nient'altro che perdite, ancora si capisce bene cosa dobbiamo fare tra perdite tra il contatore e la casa, c'è un regolamento là che dice che non vengono riconosciuti agli utenti, quindi malauguratamente l'utente ha una bolletta di 20.000 euro, se lo deve pagare, poi ci sarebbe una delibera che magari dice non lo riconosciamo, ci sono delle situazioni assurde, noi andremo ad armonizzare questa situazione, a regolare, andremo comunque a sederci in un tavolo per la prima volta, quindi dopo venerdì che firmeremo questo protocollo, con i dirigenti di questa azienda, poi lo faremo anche con l'ATO, augurandoci che l'ATO lo faccia unico. Siglare da tutti, l'ATO unico dai gestori, e quindi in Abruzzo instaureremo anche la conciliazione per la risoluzione delle problematiche. Il problema dell'acqua è un problema che c'è, un problema che ha investito maggiormente, io lo vedo così perché negli anni ho lavorato su questo discorso, un po' sul discorso giudiziario, su problemi che hanno riguardato le gestioni scellerate. Io ho parlato di lapidazione anche di pubblico denaro, delle consulenze all'esterno, esternalizzazioni di consulenze da parte di aziende quando potevano benissimo essere fatte all'interno perché c'erano le risorse necessarie, uffici legali di 5, 6, 7 persone, poi leggiamo sui bilanci 700.000 euro di consulenze legali, foraggiamento dei partiti, questo è il vero e proprio partito dell'acqua, questo l'abbiamo denunciato più volte, abbiamo cercato di instaurare anche dei procedimenti giudiziari, ci sono ancora in corso i procedimenti giudiziari, però devo dire questa cosa, che comunque venerdì si segnerà un altro passo importantissimo grazie alle associazioni consumatori abruzzesi, perché non si è mai parlato di questo, per la prima volta ci avviciniamo per risolvere concretamente questi problemi qui. Sempre su questo argomento, le do qualche altro fieno da bruciare, diciamo così.
Spieghi anche che cosa significa avere l'acqua non più pubblica e come dovrebbe essere, secondo voi, la gestione del servizio idrico. Allora, prima di tutto, lei ha fatto una domanda. Ha domandato se pensiamo che l'acqua possa diventare privata. Io ritengo assolutamente di no, per diverse, sia per la legge nazionale che prevede che l'acqua è assolutamente pubblica. Lì a volte basta cambiare un termine. No, ma voglio essere molto chiaro. Non penso, si è fatto un po' di equivoco su questa partita. Quando si parlava di privatizzazione dell'acqua, spesso si intendeva l'affidamento a privati della gestione del servizio idrico. Io esprimo un parere, non mi spaventa la gestione privatistica nel senso che condotta con sistemi privatistici, sia che la conduca un'azienda in house oppure un'azienda privata tranquilla. L'importante è che risponda a determinate condizioni imposte dal lato, quindi dalla regione, ci sia un sistema di controllo efficiente. Noi non abbiamo a livello regionale il garante dell'acqua e dell'energia. L'autorità. Questo è un problema. L'autorità. Un'autorità garante di questo. No, questo è un problema serio, perché finché non c'è regole certe e un sistema di controllo efficace, è chiaro che nelle nebbie ci può avvenire di tutto. Allora, questo è importante. E non mi spaventa il discorso della privatizzazione, perché attualmente la privatizzazione è già in corso, ed è in corso non per aziende private, ma perché associazioni, partiti, eccetera, ci sono interessi privati che non sono dei consumatori, sono né dell'ente pubblico, sono interessi che il partito dell'acqua lo dimostra, diciamo in qualche modo hanno mangiato su questa cosa. Allora, io non voglio essere il sostenitore, sostengo la privatizzazione perché non voglio in nessun modo che ci sia il partito dell'acqua e affidare ancora questa greppia ai partiti politici e a tutto quello che c'è intorno. Se si intende invece la privatizzazione delle sorgenti, e questo è un altro discorso, anche qui l'acqua sarà sempre data eventualmente in gestione, non è che si può privatizzare la sorgente, perché l'acqua per legge è pubblica. Però certamente anche qui, se l'acqua deve essere captata, e siccome i problemi mondiali saranno sempre più intorno all'acqua, come ormai viene dimostrato da tutte le parti, tutte le guerre ormai si fanno sull'acqua, è chiaro che il patrimonio la disponibilità di questo patrimonio non può dipendere dai privati. Quindi c'è un problema di quantità e di qualità dell'acqua che deve essere comunque salvaguardata. Quindi su questo noi siamo assolutamente contrari. Siamo stati contrari al fatto, per esempio, che si parlasse di cedere l'acqua dell'Aquila, del Gran Sasso in Puglia. Siamo contrari a tutti questi ragionamenti di questo tipo, perché non funzionano. Il sistema lato unico per noi ci pare una cosa buona. Perché lato unico? Perché in qualche modo i tanti ATO erano una dispersione di costi a consigli di amministrazione e quant'altro. Crediamo che lato unico però deve ritrovare bene un rapporto con i comuni, che non possono essere negli enti di gestione se stanno negli ATO. Di qui la scelta deve essere netta. Anche perché le buche che troviamo di bilancio, che troviamo negli ATO, non negli ATO, nelle aziende, diciamo, a partecipazione pubblica, sono talmente grandi e sono dettate proprio da questi doppio interesse, questa incompatibilità che c'è stata. Io mi sembra da pensare che quando c'è qualcosa nel pubblico che non funziona, si dice privatizziamo così funziona meglio. Io posso pensare che si potrebbe dire cerchiamo di risolvere e migliorare il pubblico prima di privatizzare, perché poi privatizzare un settore non necessariamente porta a un miglioramento, ci sono dei comparti. Si pensa sempre alla concorrenza,
Però permettetemi, se poi la concorrenza è un po' quello che accade nel mondo delle assicurazioni, nel mondo delle banche, nel mondo dell'erogazione dei carburanti, insomma, cartelli, no? Posso, naturalmente, proprio per questo io e Franco andiamo d'accordo su tantissime cose, l'unica cosa dove un po' discutiamo su questo discorso, noi siamo per l'acqua pubblica e deve rimanere sempre pubblica, ma spieghiamo il motivo, anche se... Beh, l'abbiamo trovato finalmente. Anche se, ma proprio per questo devono esistere le varie associazioni di consumatori, perché poi ci confrontiamo e troviamo delle soluzioni per il miglioramento del mercato. Ma io capisco perfettamente quello che dice il collega Franco, lui forse fa un ragionamento un po' più concreto, ma non sempre si può fare questo tipo di ragionamento, a mio avviso, perché intanto io riconosco in capo alla politica delle responsabilità enormi nella gestione dell'acqua in Abruzzo, enormi. Cioè, io sarei veramente violento se dovessi dire quello che penso. E hanno gestito nei vari anni, negli ultimi 5, 6, 7 anni, l'acqua proprio per dimostrare che la gestione pubblica è inefficiente e si deve privatizzare. Questo è stato fatto. Ma perché dico questo? Perché l'abbiamo più volte messo per iscritto queste cose. Perché i vari commissari, presidenti, vicepresidenti e quant'altro degli ATO, che ne erano 6, non hanno mai esercitato un controllo sulle società di gestione. Ma perché non hanno esercitato questo controllo? Perché potevano anche loro rappresentare le autorità. Sono autorità d'ambito, ma non hanno mai assunto questi poteri di autorità d'ambito. Quindi il pubblico poteva controllare, poteva verificare, poteva assumere questi poteri. Non l'hanno fatto formalmente. Si sono hanno evitato di siglare, di firmare dei veri e propri contratti di servizio. Questo è il dramma. Abbiamo 4 minuti, dobbiamo ancora parlare di due temi, quindi allora massima avanti. Sintesi, no, anche per le prossime domande. Trasporti, Franco Venni, trasporto pubblico singolo, come dovrebbe essere secondo voi? Il solito, le reti al pubblico, la gestione di ciò che corre sopra tranquillamente in concorrenza. L'importante è che, come per l'acqua, ci siano delle regole certe, delle penali, e chi controlla e le faccia applicare. Questo è il sistema. Un altro argomento su cui siete in disaccordo, questo? Ma guarda, noi siamo per che i servizi primari e i servizi essenziali devono rimanere pubblici, tutto in mano al pubblico, però purtroppo il pubblico non funziona, questo è il dramma. Io capisco quello che dice Franco, dobbiamo mettere in condizione di far funzionare il pubblico. In che modo? Ci dobbiamo inventare qualcosa, noi dobbiamo pungolarli, noi come associazione di consumatori metterli in condizioni. Io sono per il pubblico a 360 ultimo gradi, tema, questa è che la però, nostra posizione. Ultimo tema, che è il tema dei temi, appunto la sanità, si parla di riordino ospedaliero, comunque delle strutture sanitarie, c'è questo buco enorme. A tal proposito, quindi davvero molto rapidamente, l'attuale maggioranza con il presidente Chiodi dice sfrutteremo i fondi FAS per metterlo a ripianare il debito, chiederemo al governo un prestito che noi ridaremo indietro nel giro di 30 anni. Il centro-sinistra al contrario dice andiamo a chiedere al governo ciò che è stato fatto per il comune di Catania quando si è trovato in situazione di dissesto. Voi su tutto questo razionalizziamo marasma. L'esistente, perché c'è molto spazio di recupero, tantissimo spazio di recupero. Ci sono strutture tecniche che lavorano un'ora al giorno, letti completamente inutilizzati, personale che non serve. C'è tantissimo da fare da questo punto di vista. Capisco che diciamo, ci possono essere delle emergenze oggi, per cui abbiamo bisogno di soldi oggi, ma se dobbiamo fare un piano, il piano non può essere, se non prima affronta gli sperperi. Prima si affrontano questi e a differenza dell'acqua o dei trasporti, sulla sanità anch'io sono completamente per il pubblico, perché i margini del privato sono, diciamo, a integrazione, ma il servizio universale deve essere garantito dal pubblico. Pettinari? Razionalizziamo, sono perfettamente d'accordo, gli sperperi ce ne sono tantissimi, noi li monitoriamo con i vari osservatori sistematicamente,
i servizi non ci sono, ma non ci sono perché manca il personale c'è e a volte ce n'è troppo. Cominciamo a dire queste cose, ci sono 10 medici o 10 infermieri per fare una cosa che ne basta uno, queste sono cose difficili da dirsi e ci sono lobby che dicono il contrario perché fa comodo dire il contrario, questo è il problema, tagliamo, bisogna tagliare perché si può tagliare, perché noi le monitoriamo queste cose con i nostri osservatori, li vediamo, non abbiamo paura di dire tagliamo. Per riefficientare il servizio è l'unica soluzione e solo le associazioni consumatori hanno la forza e il coraggio di dire queste cose. E quindi voi chiedete ancora, quindi per la prima volta anche per quanto riguarda la sanità, un incontro con la Regione Abruzzo per poter dialogare su questo? Non c'è dubbio, certo, non c'è dubbio. Anzi, certo. Proprio chiediamo di vedere anche noi i conti. Certo. Guardare le carte, sì, insomma. Vogliamo le carte. Di cui si fa un tanto non un gran parlare. Bene, io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito, magari ci rivediamo tra un annetto per vedere come sta funzionando questa legge regionale. Grazie di nuovo a voi, a Franco Veni dell'Arco e a Domenico Pettinari di Codi, soprattutto a voi che ci avete seguito sin qui. Alla prossima, arrivederci. Guarda lì, guarda là, che confusione, guarda lì, guarda là.